Nadia, nipote mia. A quest'ora l'avrai già scoperto. Sto andando nel... Il contatto iniziale con il vecchio nativo. C'è una specie di polline nell'aria qui. Fiori. Cos'hai detto? Non ho capito. Qualcosa non va. Mi gira la testa. Oh no. No, deve essere un sogno. Non è reale. Non può essere. Papà, no, non può essere. No, un attimo. Ci sono. Un attimo, dove sono? Fin dove arriva questo sentiero? Vieni. Non può essere vero, non è lui. Voglio andarmi, ti prego. No. Chi sei? Che cosa vuoi da me? Basta! Diavolo, smettila! Per me. Destinata.
Su, su, catala! Donne! Oddio, no! Cura, Hackler! Vieni, tuo padre ti aspetta! Sono qui, credo. Cosa è successo? È iniziato a tossire, hai detto qualcosa sui fiori e il polline e poi non ho più sentito nulla. Credevo che la strega ti avesse uccisa. Credo di aver avuto delle allucinazioni. Oddio, lo spero. Allucinazioni? C'è un fiore nella valle che può far venire le allucinazioni, ma gli effetti sono troppo deboli. Hai idea di che posto sia questo? Vedo condotti e tubature. Sembrano sovietici. Deve essere l'avamposto costruito dai sovietici per studiare le rovine. Mia nonna era una studiosa e la portarono qui per aiutarle con le loro ricerche. Quella fu l'ultima volta che la vide. Ci fu un solo superstite, un ufficiale che venne ritrovato alcune settimane dopo. Disse che la strega si è fatta prendere a fare cose contro la loro volontà. Non ho mai stretto mia figlia tra le braccia. Me l'hanno portata via sul tavolo operatorio. Ho cercato. Qualcuno è stato qui, di recente. Hanno costruito sopra le rovine. Cosa vedi? Una distilleria improvvisata. C'è lo stesso odore di fiori. Merda! Ma certo, raffina il polline per usarlo come arma. Non c'entra niente la magia, Nadia. È solo una persona molto intelligente. Ma aspetta, se fosse una persona come noi, il polline non avrebbe effetto anche su di lei. Se ha un modo per contrastarlo, possiamo farlo anche noi. Devo trovare il modo di attraversare quella porta.